Bentrovati, nuovo appuntamento con Domani Sposi, la rubrica di Telemonte Cronio dedicata al matrimonio e ai professionisti che accompagnano gli sposi in questo giorno importante. Oggi una puntata particolare dedicata sicuramente ad uno dei momenti tra i più attesi degli sposi, che è il post matrimonio, vale a dire la luna di miele, il viaggio di nozze. Per parlare di viaggio, siamo all'interno di un'agenzia che ha sposato il nostro progetto. Siamo ospiti della Kalos Viaggi, della signora Brigida Montalbano, alla quale diamo il benvenuto. Grazie e benvenuti a voi. Grazie per aver accolto l'invito a parlare di un argomento che sicuramente è tra i più, come dicevo, attesi dagli sposi verso il viaggio di nozze, e poi si concentrano tutte le attese per un momento che deve essere rilassante o comunque che deve rispecchiare l'idea di viaggio che hanno gli sposi. È un'agenzia, la sua, che ha sicuramente tanti anni di esperienza alle spalle, e la prima cosa che mi viene in mente da chiederle è proprio questa: rispetto alla luna di miele, com'è cambiata nel corso di tutti questi anni, e quante lune di miele avrà potuto consigliare e quanto sono diverse rispetto a come erano prima e ad oggi? E la luna di miele ha avuto un'evoluzione un po' come tutto si evolve nel tempo, iniziando negli anni 90, per esempio, la luna di miele si faceva in posti molto più vicini e si arrivava in Europa. Parigi era il sogno negli anni 80-90, io ho cominciato a lavorare in agenzia nel 91, quindi in quegli anni la luna di miele era l'Europa. Con gli anni poi tutto è diventato più senza frontiere, e internet ci ha aiutato in questo, si è allargato il mondo, diciamo, e quindi la luna di miele adesso è più proiettata nelle location extra europee, intercontinentali. Parliamo di Stati Uniti, parliamo di Oriente, parliamo di Australia. Quindi chi adesso viene in agenzia per acquistare un viaggio o un sogno più che un viaggio, perché la luna di miele deve essere perfetta, è la ciliegina sulla torta di tutta la preparazione della vita insieme, della vita in due, quindi l'ultimo tassello di tutta la preparazione per il matrimonio è la luna di miele, e quello deve essere perfetto. Non ci possono essere errori nella luna di miele. Tra l'altro immagino che quando arriveranno dei futuri sposi, ovviamente per immaginare la luna di miele, la prima cosa che dicono è di essere particolarmente stressati dai preparativi e di volersi rilassare. Assolutamente, assolutamente, questa è la cosa principale. Siamo stressati, tutti questi preparativi, e l'abito, il ristorante, la chiesa. Certamente c'è tutto un gran lavoro, un bel lavoro naturalmente, perché è una cosa che si fa ben volentieri. E quindi l'ultimo, vengono qui, vogliamo un posto, tutti sognano la palma, no? La sabbia, la spiaggia, la palma, il mare. E invece, ecco, qual è il primo l'approccio con i futuri sposi? Dai primi minuti, dalla prima conversazione, ovviamente voi dovete capire cosa poter consigliare. Certo, è importante parlare con gli sposi, tant'è che io sono un po' restia quando per telefono mi chiedono un preventivo per un viaggio di nozze, perché per telefono, insomma, girare una mail non è la stessa cosa, non si può avere lo stesso effetto. Con gli sposi io voglio parlarci, perché
un viaggio di nozze è un viaggio diverso per ogni coppia, ognuno ha un'esigenza diversa, ognuno lo vuole in una determinata maniera. C'è chi vuole unire l'aspetto culturale con l'aspetto relax, chi vuole unire l'aspetto avventure, l'aspetto relax, chi invece solo è relax. Quindi bisogna un po' capire l'esigenza della coppia, bisogna capire quello che loro vogliono fare e poi dare la consulenza, questa è la parola magica, diciamo. Consigliare, non vendere il viaggio. Non vendere il viaggio. Qual è il la viaggio differenza? Non si vende, il viaggio si consiglia perché è diverso da persona a persona, ognuno se lo immagina nella sua mente in una determinata maniera e si deve capire come tu te lo immagini, in modo tale che io ti realizzo quel sogno, come tu lo vuoi, così, cucito per te, fatto come se fosse un vestito. Come se fosse un vestito. Il viaggio è proprio come un vestito, perché alla fine è quello che va bene per una coppia, invece può andare non bene per un'altra coppia. Quindi è tailor made, fatto a mano, fatto di proposito, fatto per quelle due persone che in quel momento entrano in agenzia. Ecco, quello che sicuramente affascina della vostra professione è il fatto di poter conoscere il mondo, di poter aver visto decine di posti. Ecco, ma tutti i posti che poi vengono consigliati, suggeriti, realmente vengono visitati? Purtroppo no, purtroppo no, perché altrimenti significherebbe stare sempre in giro per il mondo e non sarebbe agente di viaggi, perché agente di viaggi deve stare anche dentro l'agenzia per poter vendere. Però certamente di fondo ci deve essere una gran voglia di viaggiare, di vedere, una mente aperta a tutte le situazioni, anche alle meno gradevoli, anche a tutto. Insomma, quindi bisogna conoscerli anche i posti. Io nella mia già carriera abbastanza lunga ho visitato tantissimi posti, però non tutti, diciamo, il mondo è infinito. Il mondo è infinito, il mondo è grande, non posso conoscerli tutti. A volte per i posti che noi non conosciamo sono i nostri clienti che mandiamo, che con il loro feedback ci dicono come si sono trovati e quindi abbiamo un riscontro reale. Per quello che non conosciamo noi, naturalmente ci appoggiamo ai migliori tour operator nazionali e internazionali, che è sinonimo di garanzia, insomma, loro garantiscono per noi. Quindi quando mandiamo delle coppie in una destinazione dove noi non siamo stati, è chiaro che io devo aver fiducia al tour operator che mi propone quel viaggio, motivo per cui io mi sento sicura, perché alle spalle di queste persone ci sta una seria organizzazione. Ecco, dal primo incontro, al di là con i futuri sposi, avventori della luna di miele, dal primo incontro, oltre magari a capire quali possono essere le, diciamo, preferenze personali, è importante individuare il periodo in cui ci si sposa, perché da ciò dipende una meta piuttosto che un'altra? Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché è fondamentale, perché in alcuni periodi si può andare in certe parti del mondo, in altri periodi no. Chi sposa ad agosto deve andare in determinati posti, chi sposa in inverno può andare in altri posti. E quindi magari, chi sposa a dicembre, a gennaio, a febbraio, marzo, per esempio, è il periodo migliore per poter fare tutta la zona caraibica. E quindi è meglio che andarla a fare ad agosto. Chi invece sposa in estate deve scegliere altre destinazioni più proiettate sull'Oriente, per esempio potrebbe essere il Golfo della Thailandia, Samui ad agosto, luglio-agosto si può
fare benissimo, le Maldive o le Seychelles, insomma, poi ci sono dei posti che vanno bene tutto l'anno, ma chiaramente, per esempio, la Polinesia, che è un posto che può andare bene tutto l'anno, però può avere un budget, si deve avere un budget abbastanza elevato per poter fare quel tipo di viaggio, insomma. Non il è budget un ovviamente condiziona anche il budget, il tipo di meta. Certo, certo, condiziona molto. Parlavamo di lune di miele che nascono soltanto 20-25 anni fa, il massimo era potersi spostare nelle capitali europee. Oggi invece quali sono le mete più gettonate, se ci sono alcune più che altre? Sì, è anche un discorso di moda. Perché anche in questo, anche in la questo moda. Ci si fa influenzare da quello che fanno gli altri. Per adesso, per esempio, è molto di moda la crociera, moltissimo, tantissimi fanno la crociera, e, gli Stati Uniti, l'Oriente, e adesso le nuove destinazioni, chiamiamole nuove tra virgolette, che cominciano a richiedersi sono il Vietnam, Cambogia, addirittura e il Giappone, che è una meta bellissima che si può fare a maggio, già è il periodo per esempio perfetto per poter fare un bel viaggio in Giappone. E, diciamo, la meta lontano, ognuno con la mente va più lontano possibile, perché il viaggio di nozze anche ci si proietta così lontano, probabilmente perché poi si pensa diventa che... più difficile non solo per economicamente parlando, ma anche per impegni di lavoro, per impegni di famiglia, per cui io consiglio sempre ai ragazzi di fare quello che è più difficile fare successivamente quando mettono su casa, insomma, diventa sicuramente anche lo stato d'animo è diverso. Lo stato d'animo è diverso e comunque il viaggio di nozze è un viaggio solo quello. Il viaggio di nozze è unico. Ecco, il Vietnam o la Cambogia per quale genere di coppia può essere indicato? Queste sono destinazioni più per chi vuole stare più a contatto con la natura. Diciamo, non sono destinazioni a livello culturale, di vedere città, di vedere musei, di vedere... Certo, è una cultura, e di vedere cultura completamente diversa dalla nostra, ma con natura. Un approccio più sulla natura che sulla cultura intesa come visite delle città o musei o teatri o tutto questo. Per esempio, come New York è una destinazione dove tu vai e puoi sbizzarrirti nella visita della città per tutto quello che ti offre a livello culturale, ma anche a livello di divertimento. Quindi unisci un po' il tutto. Diciamo che il connubio, la combinazione che si vende tantissimo è questa del viaggio a metà cultura, metà relax, quindi metà può essere Stati Uniti, New York, Washington, Cascate, Las Vegas, San Francisco, tutto dipende dal tempo disponibile che hanno gli sposi, e poi alla fine un bel soggiorno mare, relax in uno dei villaggi dove all'interno trovano tutto quello che loro vogliono, quindi divertimento, le formule all inclusive che ai ragazzi piacciono tanto, dove possono prendere tutto quello che vogliono al bar tranquillamente, dove c'è l'animazione, spiaggia, divertimento, insomma è la formula giovane. E l'America Latina, il Sud America invece? È un continente un po' trascurato? Sì, è un po' trascurato. A parte sì. Il Messico? Sì, a parte il Messico, il Sud America inteso come Brasile, come Argentina, sono un po' più trascurati. Perché? Perché moltissimi qui da noi sposano in estate e quindi questo condiziona fortemente. Questo condiziona anche la scelta, perché in estate non sono cosa non è consigliabile in estate fare, per esempio? Assolutamente il Brasile non è consigliabile, comunque tutta la parte del Sud America, come non è consigliabile fare l'Australia, perché le stagioni sono invertite. In estate anche il Sudafrica, la stagione è invertita, quindi diciamo che bisogna andare a vedere bene il periodo quando ci si sposa per azzeccare la giusta destinazione. Per esempio la stessa Thailandia
il soggiorno mare si può fare sia in estate che in inverno, però in due coste diverse. Nel mare delle Andamane in inverno, quando da noi qui è in inverno, quindi si fanno le Andamane, o nel golfo della Thailandia, quando da noi è in estate e quindi lì possono trovare il caldo. Quindi bisogna un po' stare attenti, perché tra monsoni, uragani, se uno becca una di queste condizioni atmosferiche, praticamente si rovina il viaggio di nozze, quindi non tanto per i soldi che spendono, ma perché il viaggio di nozze naturalmente non si può rifare. E voi in questo dovete essere professionisti nell'indicare, o quantomeno nel suggerire ciò che va bene e no, perché poi immagino che comunque, certo, vi capita quella coppia che si intestardisce nel voler, sì, fare quella meta, sì, e basta. Sì, sì, sì. E in quel, sì, caso capita, cosa bisogna tante fare? Volte. A quella coppia bisogna dire a che cosa può andare incontro, essere chiari, perché può succedere, può anche non succedere. Però in quel caso non devono dire: ma l'agenzia non mi ha detto che il clima in questo periodo, in questa stagione, qui non si poteva venire. Quindi noi abbiamo l'obbligo e la responsabilità di dire tutto ai nostri clienti. Loro devono essere a conoscenza di tutto e dopo scegliere responsabilmente loro. Nel senso che se loro vogliono andare, possono andare, però a loro rischio e pericolo, esattamente, assumendosi loro la responsabilità di quello che potrebbe succedere. Ecco. Ecco, invece mi veniva in mente, rispetto al Sud America, che dicevamo essere una parte del continente americano un po' trascurata, l'Africa è una meta di luna di miele. Mi veniva in mente l'Egitto rispetto al Nord Africa, o se magari ci sono altre mete. L'Egitto, per esempio, era una delle mete degli anni 90, era una di quelle destinazioni che si vendeva tantissimo, perché proprio la destinazione è bellissima, io stessa l'ho fatta ed è uno dei viaggi più belli che ho fatto. Purtroppo le vicissitudini politiche e tutto quello che è successo ha limitato il turismo in Egitto. E quindi io, nonostante la Farnesina, che è l'organo preposto che ci illumina su dove mandare le persone, dice che si può fare tranquillamente il viaggio in Egitto, io ho sempre quel timore, non mi sento ancora tranquilla per le situazioni internazionali che ancora sussistono a dire ai clienti: andate in Egitto. Ripeto, è una delle destinazioni più belle, è veramente tutto parte forse dall'Egitto. Storia, avventura, tutto. Storia, trovarsi sotto le piramidi e ammirarle è un'emozione grandissima. Quindi, eppure in questo momento sono pochissimi, anzi direi quasi nessuno richiede l'Egitto, il viaggio in Egitto negli anni passati. Adesso forse un pochino si sta un pochetto riprendendo. C'era la famosa, io sentivo parlare della famosa crociera sul Nilo. Sul Nilo. Sì, 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 la famosa crociera sul Nilo, che vale tanto oro, davvero. È vero, è veramente un viaggio meraviglioso. Speriamo che presto si possa riprendere questa situazione internazionale e dare tranquillità ai turisti e poter viaggiare in maniera serena e tranquilla. Certo, l'idea di una luna di miele in Africa è sicuramente, appartiene ad una coppia che un po' vuole avventurarsi, no? Sì, sì. Ce ne sono di queste coppie coraggiose? Sì, 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 ci sono, fortunatamente ci sono. Sono dei viaggi un po' particolari, e il Sudafrica è uno dei viaggi che proprio poche settimane fa ho venduto a una giovane coppia che vuole un po' di avventura, un po' una conoscenza di una cultura completamente diversa dalla nostra.
Quante ore di volo intanto? Quello è il primo approccio. E allora, per andare dall'altra parte del mondo, insomma, per andare così lontano, dobbiamo sempre calcolare che ci sono 7-9 ore. Comunque poi tutto dipende dagli scali, da dove si ci arriva, quindi, perché questi posti difficilmente hanno un volo diretto, quindi ci sono degli scali intermedi e chiaramente si perde un po' di tempo in più. Però uno che pensa di andare in Sudafrica, che pensa di andare in Australia, che pensa di andare in Thailandia, già sa che deve fare 9 ore di volo, 7 ore di volo, quindi lo mette in conto questo discorso. Probabilmente d'altronde, in quel momento non si... Sì, ma guarda, non ci si preoccupa tanto di questo. Ma nemmeno. Non ci si deve preoccupare, questa è proprio la cosa a cui non si deve pensare, perché l'aereo è un mezzo sicuro, più sicuro dell'auto, ti fa arrivare e conoscere il mondo in un battibaleno. Cioè, se tu pensi che tu sei qui e puoi essere dopo 9 ore a prenderti il caffè a Manhattan, quindi è una cosa meravigliosa, è una cosa fantastica. Non si deve avere la paura della, cioè, a chi piace viaggiare non può avere paura dell'aereo, anzi è una cosa bellissima. Io per esempio preferisco viaggiare in aereo che in macchina. È sicuramente molto, molto più sicuro. E invece per quanto riguarda l'Oriente, sono tante le mete negli ultimi anni che vengono visitate dagli sposi e non solo. Insomma, l'Oriente è più vicino rispetto sì, a qualche decennio fa. Assolutamente. E incuriosisce sì, tanto comunque sì, questa sì, parte sì, del sì, mondo. Sì. Perché tutti cercano, o quantomeno anche noi indirizziamo i nostri clienti alla conoscenza di popoli, civiltà diverse, culture, posti diversi, cucina diversa. Cioè, un viaggio è il connubio di tutte queste cose. Tu torni con un'esperienza favolosa, hai visto cose che con la tua immaginazione non puoi arrivarci, solo quando sei lì ti rendi conto di, ma esiste davvero. Diventa bello vedere la diversità delle persone, vedere la diversità dei piatti, di quello che ti propongono nella loro cucina. Il viaggio è questo, in fondo, è la conoscenza di popoli, di posti, di cucine, di mezzi di comunicazione, tutto questo. Questo è quello che arricchisce il viaggio. E l'Oriente, quali sono le mete che vanno negli ultimi periodi suggerite? Suggerite va moltissimo la Thailandia con Bangkok e poi il tour del nord, per esempio, per apprezzare la vera Thailandia, quindi per chi ha nell'immaginazione la passeggiata con l'elefante, a dorso dell'elefante, o comunque le cascate o la foresta o comunque diciamo la parte che va al di là della metropoli, che poi sarebbe Bangkok. Tutto questo poi a conclusione con un bel soggiorno mare che si può fare a Bali, che si può fare a Samui, dipende dal periodo in cui ci si sposa, o che si può fare a Phuket, o comunque ci sono tantissime isole che si prestano al soggiorno mare. Tutto dipende se uno vuole l'isola paradisiaca, quindi nessuno, oppure vuole l'isola dove trovi un po' di movimento, quindi locali, ristoranti. Quindi dipende sempre dal soggetto, dipende da chi te lo richiede, come si immagina questo relax, perché magari per alcuni il relax è l'isolotto, l'atollo, per esempio le Maldive, quindi mare, snorkeling, basta. Però magari dopo 4-5 giorni di fare questa cosa si annoiano, no? E quindi magari si preferisce fare un soggiorno mare in un posto dove ci può essere anche un po' di movimento, quindi locali, ristoranti, attrazioni di vario genere, che tu hai il mare sì, però puoi anche avere dell'altro, quindi tutto è soggettivo. E come ci si prepara ad un viaggio all'estero? Quanto lavoro c'è dietro per voi? C'è tanto lavoro, perché non si può dimenticare nulla,
praticamente a partire dal documento. Sei dall'altra parte del mondo. A partire dal documento, le assicurazioni, il visto, molti posti richiedono un visto, sono tante le cose che non si vedono dentro al viaggio, ma a cui bisogna stare molto molto attenti. Tra l'altro gli sposi che ovviamente partono in luna di miele, dopo mesi e mesi di preparativi, ovviamente non vorranno pensare a nulla. Quindi non vogliono dovete pensare a tutto voi in questo senso. Ma assolutamente sì, perché è il nostro compito, insomma, non possiamo permetterci il lusso di dimenticare queste cose che sono nel backstage del viaggio di nozze, no? Che stanno dietro, che non si vedono, perché si entra qui con la scelta dei posti dove andare, però magari non ti chiedono l'assicurazione, non ti chiedono il visto, non ti chiedono tante altre cose che invece bisogna avere quando si fa un viaggio importante, ma anche più importante. E voi accompagnate gli sposi in luna di miele anche durante il viaggio? Ci siete? Noi ci siamo sempre, noi ci siamo fino a quando gli sposi rientrano. Questo cosa significa per voi? Significa stare tranquilli, perché noi siamo tranquilli se gli sposi in viaggio sono tranquilli, e già quando loro partono da qui e hanno il nostro numero di telefono, oltre ad avere un contatto del tour operator col quale noi andiamo a prenotare, e loro sono tranquilli perché sanno che per qualsiasi cosa noi ci siamo sempre. Può succedere che si smarrisce una valigia o che si perde un documento o viene rubato un portafoglio, cioè si possono avere anche problemi che se succedono a casa non hanno importanza, ma se succedono dall'altra parte del mondo comincia ad essere un pochetto complicato, per cui loro hanno un nostro contatto continuo, un contatto continuo dell'agenzia, è sempre con loro fino a quando non ritornano. Quante foto le arrivano dall'altra parte del mondo? Tante, piacevolmente. Prima mi arrivavano tante cartoline o una cesta di cartoline, era bellissimo vedersi recapitare le cartoline con il posto dove mandavamo i nostri clienti, e adesso con l'era di internet vediamo subito quello che loro stanno facendo, e quindi in tempo reale sì, i pro e i contro della tecnologia. Tornando invece più vicino a noi, chi sceglie l'Europa, il Mediterraneo? E qualche aneddoto in merito, magari se le è capitata una coppia che voleva fare completamente un viaggio diverso e poi invece è rimasta in zona, o perché magari c'è chi preferisce non allontanarsi troppo. Certo. Non ama l'aereo. Certo, per chi non ama l'aereo adesso non è un grande problema, perché ci sono le crociere che sono bellissime, le nuovissime navi da crociera, che a bordo si trova di tutto e di più, quindi per chi ha paura dell'aereo il problema, diciamo, non si pone più. Perché abbiamo le crociere con partenza dalla Sicilia, quindi possono tranquillamente e comodamente arrivare a Palermo, a Messina, e fare la loro crociera, che fra l'altro è uno dei viaggi più venduti, perché la crociera è per tutte le tasche, per cui dà la possibilità a tutti di vivere questo sogno, perché le nuove navi sono davvero da sogno. A bordo si può trovare di tutto e di più, questi grandi buffet, 20 ore di buffet aperto al giorno, e questi grandi spettacoli, le Cirque du Soleil nelle nuove navi della MSC, di tutto. Spettacoli a 5 stelle. Spettacoli a 5 stelle. Io dico sempre ai clienti che se loro dovessero pagare gli spettacoli a teatro che ogni sera vanno a vedere a bordo delle navi, già solo quello ha un costo, perché sono spettacoli di alto livello e quindi hanno anche un costo, e loro ce l'hanno tutto incluso durante la crociera. Non per niente si sfornano navi da crociera di continuo, proprio perché la richiesta
è tantissima rispetto a 10 anni o a 20 anni fa, quando la crociera era un sogno veramente. Voi avete entrambe le compagnie, la MSC e la Costa? Noi abbiamo tutte le compagnie, noi abbiamo la MSC, lavoriamo con MSC, con Costa Crociere, con Royal Caribbean, con tutte le compagnie. Abbiamo i migliori tour operator per l'estero, Eden Viaggi, Alpi Tour, i viaggi dell'Airone, abbiamo il meglio che c'è, perché la garanzia, dove io non sono stata, devono essere gli altri a garantirmi, quindi io ci metto la faccia e devo essere sicura che quello che do ai miei clienti è il risultato del viaggio che vogliono loro. Alle sue spalle ci sono tantissimi Deplian dai quali è possibile dare un occhio un po' al mondo, però accanto a lei c'è invece un nuovo strumento della MSC che è quanto mai invitante per andare sì. In crociera. Di cosa si tratta? Assolutamente sì, è l'Oculus. Questo è il nuovo strumento di alta tecnologia che permette ai nostri clienti di fare una crociera virtuale prima ancora di fare quella reale, quindi di vivere l'esperienza a bordo delle nuove navi di MSC Crociere e poi sceglierla consapevoli di quello che andranno a trovare a bordo. Quindi invitiamo i nostri clienti a venirlo a provare in agenzia. È possibile entrare dentro la nave in questo modo? Sì, si entra proprio dentro la nave, è una realtà tridimensionale, cioè sei là dentro, ti accorgi di com'è effettivamente la nave all'interno. È un'esperienza da vivere e poi da fare personalmente. Siamo quasi in chiusura, volevo chiederle qualche aneddoto rispetto magari a delle coppie che sono venute in agenzia con un'idea e poi dal confronto hanno invece cambiato completamente piano. Sì, capita spesso che si arriva in agenzia con un'idea e poi si comincia a parlare e si va a parare da un'altra parte, no? Per esempio dei ragazzi che volevano che sposano a maggio e volevano fare un villaggio nel Mediterraneo perché non vogliono fare tante ore di volo, al discorso di non fare un viaggio aereo troppo lungo, mi chiedevano di fare un villaggio nelle isole greche o comunque nelle isole della Spagna, le Baleari, le Canarie, ma il periodo è insomma né caldo né freddo, si rischierebbe un po', ho cercato di fargli un po' cambiare idea perché si rischia un po' di non trovare ancora le strutture a pieno regime, di non trovare il tempo, il clima come uno lo desidera, perché andare in un villaggio e poi non poter fare mare diventa veramente triste, sprecato. E quindi pur non richiedendo loro quando sono entrati la crociera, anzi dicevano che noi la crociera non la vogliamo fare, Simona. Noi vogliamo fare patti questo. Patti chiari, la crociera non la vogliamo fare. Abbiamo fatto poi provare il nostro Oculus, hanno sperimentato la vita da crociera, come si sta a bordo di una nave da crociera, e alla fine hanno scelto una bellissima crociera con una nave bellissima che si chiama proprio MSC Bellissima. E quindi sono certa, sicura che hanno scelto il viaggio giusto, era il viaggio che faceva proprio a loro caso per il periodo appunto che sposavano, niente ore di volo e a bordo, a due passi e a bordo trovano tutto. E quando bisogna prenotare il viaggio di nozze? Noi consigliamo agli sposi di venire in agenzia 6-7 mesi prima, anche un anno prima rispetto alla data del matrimonio, per poter avere loro il tempo di valutare le destinazioni, fare più di un preventivo. Siamo qui disponibili a farne più di uno su più destinazioni naturalmente, ma anche per avere degli sconti, perché e adesso il prenota prima dà la possibilità agli sposi di risparmiare
una bella cifretta, insomma. Fra l'altro ci sono diversi sconti cumulabili, lo sconto sposi che parte da 150 euro a salire, lo sconto under 35 per gli sposi che hanno meno di 35 anni c'è un ulteriore sconto, e tutta una serie di promozioni a cui possono accedere venendo per tempo nella nostra agenzia. In chiusura le chiedo: perché scegliere Kalos Viaggi? Perché il viaggio di nozze è unico, e non ci si può permettere di sbagliare, perché noi mettiamo a loro disposizione la nostra esperienza e siamo qui per fare diventare il loro sogno realtà, praticamente. Quindi il loro viaggio deve essere indimenticabile. Va bene, grazie, con l'augurio che gli sposi, con l'invito a raggiungere l'agenzia Kalos Viaggi e a scegliere il sogno più bello affinché possa essere davvero indimenticabile, io vi rinnovo l'appuntamento alla prossima puntata di Domani Sposi.